Lo devi rigirare sto libro, lo devi rigirare, lo devi guardare, lo devi, non lo so, storcere. Figata clamorosa questo secondo me. Ma io, le foto, che faccio a fa? Ciao a tutti, io sono SciutiTensee e in questa giornata un po' uggiosa vi porto alla scoperta di uno dei miei libri fotografici preferiti, Boys Magazine di Rosie Matheson. Rosie Matheson è una fotografa britannica specializzata nei ritratti ed è proprio di ritratti è fatto questo libro che vi faccio vedere adesso. È un librone, non è un libro, è enorme, ha circa 300 pagine all'incirca. Di che cosa parla questo libro? Dell'idea di mascolinità, cercando di fornire una visione diversa della stessa, e in realtà si propone ben più di questo anche, in quanto prova ad accettare qualsiasi forma di mascolinità al di fuori di quella tossica. Tutti quanti i ragazzi sono ragazzi, a prescindere da come esprimono la propria mascolinità e da come si vestono, come parlano, se hanno lo smalto sulle unghie, se non ce lo hanno, se sono un po' più tough, duri all'esterno, se sono un po' più soft. Secondo me questa è un'opera di altissimo valore e vi spiego perché. Boys Magazine comincia nel 2013, quando Rosie Matheson stava cercando di migliorare la propria fotografia, di impratichirsi in quest'arte della fotografia a pellicola, specializzandosi appunto nei ritratti. E ha sempre detto, sia in alcune interviste che ha rilasciato riguardanti questo libro, che nel libro stesso, che era molto più semplice per lei interfacciarsi a gruppi di ragazzi che poteva trovare negli skate park o in qualsiasi altra circostanza, nelle città in cui operava principalmente, che erano Londra e Brighton. Era molto più facile per lei approcciare i ragazzi perché bastavano 10 minuti di chiacchiere e 2 o 3 rulli di Porta 400 se ne andavano via, così, senza problemi. E piano piano si è resa conto, verso il 2015, di avere un corpo di lavoro che insieme funzionava. L'epifania di questo progetto però è arrivata nel 2015 con la foto ad Elliot, che è uno dei boys che sono stati fotografati nel libro, ed è una foto sensazionale, non... senza senso questa foto per quanto è bella, cioè roba che tu la guardi, la riguardi, la guardi di nuovo e dici: ma io, le foto, che faccio a fa? Perché è perfetta, è bellissima. E infatti è nelle prime pagine di questo libro. Di qui in avanti Rosie capisce che deve essere un progetto più organico e inizia a lavorarci però nei ritagli di tempo, perché nel frattempo inizia a lavorare appunto come fotografa freelance per varie agenzie, brand e via discorrendo. Solamente grazie, tra virgolette, alla pandemia del 2020 riesce ad avere il tempo per mettere una presso all'altra le parti di questo progetto, che da prima era una zine e poi è diventata un libro più organico. Tutto il libro ha quindi la missione di far percepire la mascolinità come un qualcosa di eterogeneo, non omogeneo e che non debba seguire dei canoni. Ed è come se la macchina fotografica di Rosie ponesse delle domande ai ragazzi che fotografa, gli dicesse: per te, che cosa vuol dire essere un uomo? E infatti in questo libro, oltre alle fotografie splendide che troviamo, abbiamo anche delle testimonianze, delle risposte di questi ragazzi, addirittura sotto sopra, messe in mezzo alle fotografie, in modo tale da dover girare proprio il libro per leggere la parte di testo che è stata accoppiata al ritratto in questione. E questo è un elemento chiave che ricorre nel libro molto spesso e su cui Rosie si sofferma nell'introduzione del libro stesso. Dice che voleva strutturare un'opera con la quale il fruitore dovesse interagire, non la fruisse in maniera passiva. Quindi tu sei costretto tantissime volte a prendere un paragrafo, a girarlo, devi rigirare sto libro, devi rigirarlo, devi guardarlo, devi, non lo so, storcere, invece devi avvicinare, devi allontanarlo. È una ficata, perché solo in questo modo riesci a sentirti parte della narrazione e il libro diventa un'opera dalla fruizione attiva, non passiva come la maggior parte dei libri. Figata clamorosa questo secondo me. Quindi scorrendo il libro si incontrano le esperienze più disparate di persone che hanno un certo stile di abbigliamento, hanno degli animali domestici o semplicemente hanno un modo diverso di portare la propria mascolinità anche contro determinati preconcetti che sono presenti nella propria famiglia, a seconda ad esempio di tradizioni culturali, etniche, che magari sentite in una maniera molto vincolante anche in ambito religioso all'interno della famiglia, potevano portare delle pressioni sull'individuo affinché quest'ultimo fosse un certo tipo di uomo, secondo dei canoni. Il libro viaggia fra Londra, l'America, le Hawaii, il sud-est asiatico e tantissimi altri posti, non voglio fare troppi spoiler. Nonostante non ci siano discriminazioni di alcun tipo per quanto riguarda il tipo di mascolinità che viene portata da ciascun soggetto di fronte alla lente di Rosie, diciamo che si insiste molto sul concetto di una mascolinità più soft, di
di un modo di essere che sia antitetico a una mascolinità alfa che sappiamo benissimo quanto può essere dannosa. È normale che sia un pochino così. Se da sempre, negli anni, nei decenni, l'uomo deve lavorare, deve essere duro, non deve fare trasparire alcun tipo di emozione perché sennò è una donna, bla bla bla, una femminuccia, bla bla bla, è normale che poi molto spesso si ritrovi appunto una linea di concetto basata sul ribadire una mascolinità più soft. Ed è qui che succede una cosa fighissima, secondo me. Nelle fotografie di Rosie si può vedere come i contorni del viso, della testa della persona siano sempre molto soft, sfocati, mentre invece la zona T, cioè occhi, naso e bocca, è molto molto a fuoco. Questo è perché Rosie in alcune interviste dice che il miglior modo per fare un ritratto è con il diaframma quasi completamente aperto. Questo significa che lei gioca molto con la profondità di campo. Che cosa vuol dire profondità di campo? Il diaframma di una lente fotografica funziona un po' come la nostra pupilla. Quando c'è tanta luce, la pupilla si chiude un pochino, no? Chiaramente perché c'è tanta luce dall'esterno. Quando ce n'è poca, si allarga. Ecco, una lente fotografica più si allarga, più il diaframma si allarga, meno campo mette a fuoco, quindi ci sarà meno profondità di campo. Se la si chiude, si ha più profondità di campo, ossia il fuoco è molto più incisivo, si possono vedere molti più dettagli anche a una lunga distanza. Ecco, questa cosa qui fa sì che appunto solamente la porzione che vi ho indicato prima del viso sia a fuoco. E io in questo tecnicismo qui ho visto un modo di Rosie di utilizzare la tecnica a servizio del suo messaggio, che è sempre quello che vi dicevo prima. Ogni tipo di mascolinità va bene, chiaramente con un'enfasi su quella soft, perché non c'è niente di male nell'essere un po' più soft e comunque uomini. Questo aspetto mi ha influenzato tantissimo, ho tentato di replicare nelle mie fotografie questo effetto perché non appena comprai questo libro fui subito molto influenzato da come sono state scattate e quindi mi sono prodotto anche io in qualche scatto di questo tipo. L'indagine di Rosie, quindi Gioco Forza, si concentra nel cercare mascolinità diverse, particolari, e assieme ad alcuni volti mega noti del cinema presenti nel libro di Rosie Matheson ci sono anche altri boys meno famosi, chiaramente delle persone normali come me o come te che stai guardando questo video, che sono però estremamente particolari, che affascinano tantissimo e che hanno appunto un connotato sempre molto vivace. Insomma, c'è sempre qualcosa da guardare in più nelle fotografie di Rosie. Io penso che questa sia un'opera che va al di fuori dal libro di fotografia da aggiungere alla collezione per il significato che ha, per l'importanza che ha a ribadire quanto non ci sia un tipo di mascolinità giusta o sbagliata, fin tanto che non sia tossica, nella modernità, nel 2023. Siamo umani, siamo complessi, siamo diversi e in virtù di questo non c'è alcun tipo di discriminazione che può essere fatta e che deve esistere riguardante la mascolinità, e in generale nessun tipo di discriminazione dovrebbe mai esistere nei confronti di nessuno. Ma se andiamo nel merito, appunto, non c'è alcun modo di essere uomini che sia giusto e alcun modo che sia sbagliato. Ognuno è semplicemente quello che è, punto e basta. Vorrei chiudere questo video dicendovi le mie tre foto preferite. La prima è Elliot, che è quella con cui questo progetto ha iniziato a essere più organico, costruito e ragionato, ed è incredibile come ho detto in apertura. Poi c'è Phoenix, che è un ragazzo che sembra molto duro, grezzo, una persona che sembra poco raccomandabile, no? Come un po' bulletto, spavaldo, ma che in realtà è una persona perfettamente gentile e addirittura racconta ha avuto difficoltà quando si è rasato i capelli perché sembrava ancora meno accogliente di quanto in realtà fosse, ma in realtà è un ragazzo perfettamente normale e gentile. E poi c'è Swoop, che è un ragazzo messicano che si mette lo smalto sulle unghie, che ha dei capelli molto particolari, che non rispetta totalmente l'ideale macho e alfa che la sua tradizione familiare messicana vorrebbe, ma lui se ne sbatte e continua a essere quello che è. Pazzesco. Poi ci sarebbe pure, vabbè, in realtà Billy il mago, che è il ragazzo che da quando ha 10 anni ha comprato il primo libro di magia e non ha più smesso di fare magia perché è bello vedere la felicità delle persone in quell'attimo in cui gli regali qualcosa di inaspettato. C'è Shane, che è un ragazzo che è visto come gay perché ha un gatto che adora, che si è addirittura tatuato, e perché i ragazzi non hanno i gatti secondo la sua cerchia di amici, e lui a questo risponde: sì sì, sono soft, sono morbidissimo, sono una cazzo di lattuga morbida. Cioè, proprio a sbatterglielo in faccia. Incredibile, pazzesco. Vi direi di andare a comprarlo il prima possibile, la questione è che purtroppo non è più presente sullo store di Rosie e non si sa se verranno fatte ristampe. Io il link al suo store ve lo lascio comunque in descrizione, che non si sa mai, tenetelo d'occhio. E siamo giunti alla fine di questo video. Io vi ringrazio come al solito per aver guardato fino a qui e ringrazio Rosie Matheson per aver creato un'opera di questo livello, di questo spessore, e per avermi consentito di parlarne su questo video YouTube. Grazie mille, per me è un onore e un privilegio. Infine voglio domandarvi cosa ne pensate voi di questo video. Lasciatemi un commento qui sotto in cui mi parlate di che cosa pensate di questo format di video, se vi è piaciuto, se vi andasse ad iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo tale da sapere sempre quando pubblico i video, sarebbe una figata per me. Mettete un like se avete voglia e condividete questo video sempre se vi va, non c'è alcun problema. Quindi niente, non mi rimane che salutarvi e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Lorenzo.